Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Sono a Lucca, ho appena parcheggiato la mia vettura, a breve mi accingerò insomma nella camminata verso le mura lucchesi e verso il Lucca Comics. Oggi per me è primo giorno con braccialetto, in realtà ieri, per voi che vedrete il video ovviamente non conta ieri oggi, ma il giorno prima di oggi sono stato comunque dentro Lucca, ho visitato tutta l'area self e ho fatto i miei acquisti ovviamente in area self, oltre che incontrare tutti gli amici che sono presenti a Lucca Comics o comunque una buona parte. Sicuramente nei prossimi 3 giorni, compreso oggi, ci sarà modo di incontrare tantissima altra gente, ma sto cercando di documentare tutto, anche questa, come per il Comic Con. Se avete visto il video del Comic Con, insomma lo saprete, è una quest, ovvero io sto registrando questa clip. Se state guardando questa clip, la quest del vlog di Lucca vuol dire che è stata compiuta. Quindi vediamo se riesco a fare il vlog per Lucca, vediamo se riesco a farlo decentemente e spero di potervi far vivere anche un pochino, a voi da casa che mi seguite, insomma, lo spirito di come, insomma, vivo il Lucca Comics. Andiamo! Terzo giorno di Lucca Comics, secondo con il biglietto. Ieri è stata una giornata pazzesca, stamattina mi sto recando alle mura, mattinata che è iniziata malissimo, perché per carità io non ho sentito la sveglia, di conseguenza sono svegliato tardi, dovevo essere alla conferenza di, anzi allo showcase, scusate, di John Romita, ma colpo di scena incredibile, l'evento è stato annullato per motivi personali dell'autore. Non ho idea di quali siano questi motivi personali, però questo è sinceramente meglio, perché se no mi sarebbe roso particolarmente il culo al fatto di non esserci andato, però va bene così. Ieri principalmente giornata di conferenze, sono riuscito ad andare insomma alla conferenza Panini Comics, che era dedicata principalmente al lato americano indipendente, quindi Image, Dark Horse e quant'altro, e al lato loro francese e alle loro produzioni italiane. Hanno fatto degli annunci molto interessanti, devo dire, soprattutto per quanto riguarda appunto quello che interessa maggiormente a me, ovvero il lato Image. Ci sono stati annunci anche francesi molto interessanti, perché hanno annunciato ad esempio l'Omnibus,
il primo degli omnibus di Goscinny e Uderzo per Asterix, quindi sicuramente tutti i fan di Asterix saranno contentissimi. Poi nel pomeriggio sono stato alla conferenza per i 20 anni dello Spazio Bianco, del sito dello Spazio Bianco. È stata una bellissima conferenza perché hanno invitato due autori fantastici per quanto mi riguarda. C'era Manuele Fior e l'autrice di Lumina, di cui in questo momento mi sta sfuggendo il nome, ve lo metto sicuramente qua sotto perché non riesco a ricordarmelo in questo momento. Devi abbaiare adesso. Non lo so io. Hanno realizzato appunto dei disegni in diretta mentre facevano insomma l'intervista. Il tema principale era appunto lo spazio bianco all'interno del fumetto e sono venute fuori delle insomma considerazioni molto interessanti. Mentre dopo la conferenza dello spazio bianco mi sono andato a prendere un bel paninazzo e poi sono andato in fila perché nello stesso teatro c'era la conferenza Marvel con Sibi Sebulski e John Romita Jr. Non potevo assolutamente mancare, conferenza fantastica nella quale John Romita si è molto molto sbottonato raccontandosi e raccontandoci insomma la sua esperienza in Marvel, e dove Sibi Sebulski ha fatto degli annunci esclusivi qui per Lucca Comics che non erano ancora neanche stati annunciati in America, quindi super super top. Questa cosa mi ha fatto strapiacere, abbiamo saputo qualcosa in più sul futuro di Spider-Man e sulla figlia di Blade, che insomma mi ha stuzzicato parecchio, tanto attraverso la strada senza farmi uccidere, spero. Il programma di oggi dovrebbe essere, vabbè, innanzitutto era incontrare Romita, ma ovviamente con questo annullamento della conferenza non sarà così. Sarebbe figo provare tra oggi e domani a incontrarlo allo stand Panini per appunto cercare qualche firma, ma la vedo abbastanza dura, quindi mi accontento della conferenza che ho visto ieri, che devo dire è stata comunque molto molto esauriente. Sicuramente sarà l'occasione quella di oggi per visitare maggiormente i padiglioni, che nei giorni scorsi non ho fatto perché erano veramente tappati di gente. Anche oggi lo saranno, ne sono assolutamente sicuro, però vedremo se ce la facciamo. Sicuramente il padiglione Napoleone è quello più interessante, con tantissime realtà editoriali al suo interno. Ieri ad esempio sono riuscito a visitarlo solamente un'oretta, fate conto dalle 6 in poi, perché appunto se no non si riusciva a entrare. Sono riuscito a passare da Rulez, una piccola realtà che ha prodotto l'ultima fatica di Gipi, e sono riuscito anche a incontrare Gipi, quindi la cosa mi ha fatto super piacere. Abbiamo fatto due chiacchiere riguardo insomma Barbarone sul pianeta delle scimmie erotomani e riguardo anche insomma al suo ultimo film, che a me era piaciuto tantissimo, l'avevo visto durante la pandemia. E poi sono passato anche da In Your Face Comics perché ho avuto il piacere di incontrare David Bachter, autore di È tutta colpa dei supereroi, nuovo libro che tra l'altro è uscito in presentazione a Lucca per In Your Face Comics. David Bachter, autore di Children, fumetto che lessi veramente tantissimo tempo fa, che mi colpì tantissimo e che insomma quando ho saputo era in fiera non ho potuto fare a meno che andare a incontrarlo. Mi ha fatto uno sketch fantastico, è stato veramente un piacere poter stare insomma un pochettino in compagnia allo stand della In Your Face Comics. Tra l'altro sono dei ragazzi super gentilissimi e è una casa editrice che secondo me va assolutamente supportata. Perché vi dico questo? Perché pubblicano tantissime opere manga di nicchia per quanto riguarda soprattutto l'horror, lo saprete se siete fan dei manga horror. Sono la casa editrice che porta maggiormente in Italia le opere di Deshino, la prima casa editrice che ha portato in Italia le opere di Kazuo Umez, quindi hanno un catalogo molto molto interessante. Oltre a questo si dedicano anche ovviamente alle produzioni italiane, e quella di David Bachter è una delle produzioni che hanno portato in fiera, quindi assolutamente super interessante, una realtà da seguire. Devo dire che però Lucca, nonostante il parcheggio sia lontano e io mi sto facendo una bella camminata, accorcia le distanze, è proprio la manifestazione che accorcia le distanze, e io sono contento di questo perché è sempre sempre l'occasione di poter incontrare amici che tu magari senti anche tutti i giorni sui social, oppure vedi tutti i giorni su YouTube, oppure vedi tutti i giorni via le live su Twitch o sempre YouTube che fai, ed è l'occasione per accorciare appunto le distanze, perché è un punto di incontro per tutti quanti. Ed è bellissimo poter passare del tempo insieme a queste persone che vedi solamente dietro uno schermo e scoprire che hanno le gambe, perché ovviamente tutti quanti sotto il busto che vedete abbiamo delle gambe, quindi insomma è sempre bello ricordarselo.
Allora, è appena finita la conferenza di GP a... dov'è che era la chiesa? San Giovanni, e mi sono incontrato con il buon Rumble Comics, ovvero Cosimo. Buongiorno, come sta andando la fiera? Va bene, se non altro non mi sto spaccando la schiena a portare tutto quello che ho comprato, perché mi sembrava una bestia da solo. Vabbè, oh, ci sta. Bisogna fare una giornata, non devi fare come me, che sto diluendo gli acquisti giorno per giorno. Tu hai fatto un piano molto più intelligente, giustamente. Sì, il ortopedico poi sarà di un giorno più diverso. Beh, perché bisogna appunto concentrare gli acquisti, diciamolo, no? Sì. In un giorno solo. Se ti fai male, ti fai praticamente un'overdose. Ti fai del male un giorno solo e poi gli altri sei a leccarti le ferite e arrivi in fondo e c'è tutto passato. Giusto, giusto, giusto. Siamo appena stati alla presentazione dell'episodio, giusto? Sì, dell'episodio. L'abbiamo beccato a metà, ma... L'abbiamo beccato a metà. Non ci siamo persi grandi cose. Secondo lui, perché secondo me... abbastanza... Ah, la trama? Sì, la trama. Sì, no, la trama, sì. No, io dico a livello di trama, cioè non certo. Era un giallo, siamo arrivati, hanno già scoperto l'assassino, eccetera. Sì, no, stavano combattendo fondamentalmente il mostrone dell'episodio. Però, devo essere sincero, confermo le opinioni che avevo già detto un po' di tempo fa quando vidi il trailer. Secondo me è un ottimo prodotto e mi ricorda tantissimo Il Principe dei Draghi, che c'è su Netflix. Tra l'altro vi consiglio di vederlo. Che sono gli stessi produttori di Avatar. C'è stata la vera svolta. Allora, ecco, vai, dillo. Il vero colpo di scena è arrivato alla fine dell'episodio, onestamente non ce l'aspettavamo. Stai più vicino così ti sento bene dal microfono. Dobbiamo essere sinceri. Il vero colpo di scena è stato quando è comparso sullo schermo Ministero della Cultura. Quindi, cioè, che la facciano bene perché ci sono stati spesi dei soldi pubblici. Quindi anche noi abbiamo contribuito al nuovo Drago Nero. No, comunque, ripeto, secondo me tanta roba. Il character design è azzeccatissimo per una serie young adult, tra virgolette. Sì, no, è indicato per il pubblico a cui fa riferimento. Cioè, noi magari siamo abituati a un altro tipo di storia, perché comunque siamo una generazione diversa, però... per il pubblico a cui è dedicato, per il target, va benissimo. Sì, anche secondo me, ripeto, Diego Bonesso, se non mi ricordo male, dovrebbe aver fatto il character design insieme a Gianluca Pagliarani. E complimenti, insomma, per quanto mi riguarda tanta roba. E adesso andiamo a mangiare, ce lo meritiamo. Thank you.
quarto giorno di Lucca Comics, l'ultimo. Sono già ormai le 11:30 del mattino, mentre sto registrando questa clip, e mi sto recando, dopo aver parcheggiato come al solito parcheggio, dentro le mura. Perché però è così tardi? Perché stamane sono stato in Japantown, che è praticamente una fiera a sé stante, cioè è un palazzetto dello sport con dentro tutta l'altra faccia della passione nerd, quindi quella otaku, tra virgolette. E c'era un sacco di roba interessante, ma io sono andato principalmente per lo stand di Nippon Shock e per, insomma, recuperare una cosina. Quindi sono stato molto contento di farmi quella sfacchinata per recuperare questa cosina e per, insomma, visitare in generale Japantown. Sono riuscito a vedere anche il panel di un amico, quindi sono molto contento. In generale, però, devo essere onesto, se non ci fossero state queste due cose in Japantown, quindi il panel di questo mio amico, tra l'altro Mattia, saluto, e come dicevo, lo stand della Nippon Shock, probabilmente non ci sarei andato perché c'era tutta roba che non mi interessava. Potrebbe interessare ovviamente a tutti i fan otaku, eccetera eccetera, quindi action figure, vario merchandising giapponese come kimoni, stampe, eccetera eccetera eccetera, e anche un po' di stand per quanto riguarda, insomma, i manga. C'erano un po' di fumetterie, insomma. Comunque era sicuramente un bel palazzetto da visitare. Io personalmente sono interessato però ad altro, infatti mi sto recando dentro le mura per visitare gli ultimi stand che mi mancavano, come quello appunto della Star Comics e anche lo stand dei vari fumettari e del Lucca Collezionando, che sono sempre molto interessanti. Due parole però sulla giornata di ieri. La giornata di ieri è stata secondo me la migliore per quanto riguarda questo Lucca. Sono riuscito a vedere la conferenza di GP, che è stata super super interessante. GP ovviamente si conferma un personaggio, veramente un personaggio. Alla conferenza era presente anche l'attore, di cui adesso mi sfugge il nome, che fondamentalmente faceva da ispirazione a GP per il personaggio di Barbarone, che si è vestito da Barbarone e ha partecipato alla conferenza. È stata molto divertente da seguire. Dopodiché ieri è stata la giornata dedicata alla visita e all'acquisto compulsivo delle cose nel padiglione Napoleone, il padiglione più grande per quanto riguarda questa Lucca Comics dentro le mura, e nel visitare anche la cavallerizza, l'ex cavallerizza, dove c'era Panini, che ha fatto secondo me un grandissimo lavoro. Il padiglione di Panini era fantastico, ragazzi, veramente fantastico, e ho fatto purtroppo danni anche lì, ho preso anche lì qualcosa perché, insomma, erano ben propensi a fare sconti, e quindi perché no, voglio dire, perché no. Mi sto dirigendo verso le mura, mi è venuto in mente questa riflessione molto easy per quanto riguarda Lucca, ma veramente veritiera. Cioè, io non vengo a Lucca dal 2018, prima del 2018, insomma, ho fatto le mie edizioni, e è la prima Lucca che io ricordi dove non ha mai piovuto. Cioè, è sereno da quando sono arrivato. Ora non voglio tirarmela per l'ultimo giorno perché magari viene giù il diluvio universale, però ragazzi, cioè, io sono ancora in pantaloncini, è il primo di novembre, bella lì, insomma. Quella che state vedendo è la fila, oggi tra l'altro abbastanza vivibile, per il padiglione della J-Pop. Tutto qua, tutto in fondo. Solo questa fila per entrare nel padiglione della J-Pop e Manga Yo.
Piazza San Martino per la pausa pranzo che ho appena terminato. Un breve resoconto di quello che è stato, insomma, la prima metà della giornata. Ormai sono quasi, anzi sono passate le tre. Sono stato alla mostra di Tsushi Okubo, Mirkandolfo. Molto belle entrambe. Quella di Tsushi Okubo è quella che mi è piaciuta di più, perché era insomma più piena di tavole originali. C'erano tantissime tavole originali e riuscivi proprio a vedere il tratto di Okubo, le correzioni che venivano fatte con il bianchetto, le pennarellate sopra le varie tavole, ed era veramente veramente fighissimo insomma poter vedere da così vicino il lavoro di questo artista. Fire Force è un'opera che io ho letto fino a un certo punto, poi ho dovuto un attimo accantonare per esigenze insomma di tempistiche di lettura, però mi ha fatto tornare voglia di insomma riprendere a leggerla. C'erano anche le tavole di Soliter che io non ho letto, però insomma tanta roba, c'erano veramente delle tavole clamorose. Per quanto riguarda quella di Mirkandolfo invece sì, mi è piaciuta. Il problema è che sì, c'erano delle tavole originali, ma la maggior parte erano stampe, di conseguenza sì, bello vedere la mostra, bello anche vedere la parte VM18, ma cioè, la mostra di un disegnatore io vado a vederla per vedere le tavole originali. Attenzione, ce n'erano di tavole originali dell'Andolfo, ma non abbastanza, cioè quella di Okubo era nettamente superiore. Sono stato anche al padiglione della Star Comics, ho fatto un giro, padiglione classico di una classica casa editrice, non c'era niente di trascendentale francamente. Però ho fatto il giochino, insomma, di mettere la mano dentro il kaiju per cercare di pescare la pallina fortunata. Ho pescato la pallina gialla, mi sono vinto un poster, adesso ce l'ho in borsa, lo vedrete probabilmente nel video acquisti. Bella lì, insomma, carina come idea, è stato divertente. E poi parte super succulenta per quanto mi riguarda di questa Lucca Comics è stato passare nei padiglioni delle varie fumetterie tra usato, vintage e quant'altro. Sono riuscito a recuperare un manga che insomma stavo addocchiando e cercando da un po', con uno sconto bello bello forte, di conseguenza top. E come al solito ribadisco che la parte dove ci sono le fumetterie e i negozi dell'usato sono assolutamente le parti migliori da visitare, soprattutto se dovete acquistare, soprattutto se dovete cercare insomma la perla rara che vi manca all'interno della vostra collezione, perché è sempre 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 pieno e sicuramente c'è sempre qualcosa che potreste insomma trovare sbirciando tra i vari scaffali dei vari stand. Lui mi ha dato una Goleador. È fatta, signore. Sono in Piazza San Michele, dietro di me vedete il bellissimo
non so come chiamarlo, librone gigantesco, mangone di J-pop, di Dan Da Dan, che hanno allestito, fighissimo. Direi che Luca la possiamo concludere così, quasi, da dentro un manga. Vediamo un po' se ce la facciamo. Né? Chiudiamo Luca uscendo da un manga. Chiudiamo il vlog di Luca uscendo da un manga. Ho appena salutato Buzz e Daniele, con cui ho passato insomma la maggior parte di questi giorni, la cena insomma e tutto il resto. È stata veramente una delle cose migliori di Lucca, e adesso mi dirigo verso la macchina perché sono veramente veramente stanchissimo. Giornata di oggi che si è conclusa con la visita al padiglione dei Games, che mi è piaciuta molto, insomma un bel padiglione, anche se io di solito non sono un gran giocatore. C'erano tantissimi allestimenti molto interessanti per quanto riguarda appunto i giochi da tavolo, e in generale l'esperienza lucchese di questo 2022 è stata veramente veramente fantastica. Sono stanchissimo, veramente veramente stanco, e ci tengo tra virgolette a chiudere questo vlog dicendo quanto ho detto ad inizio video, ovvero che Lucca accorcia le distanze perché ti permette di incontrare persone che senti anche tutti i giorni ma che purtroppo abitano lontane e che hanno insomma le tue stesse passioni in comune, e ti permette insomma di sentirti parte di un gruppo tra virgolette. Detto questo, ciao a tutti, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like per sostenermi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo a Lucca Comics, spero, perché qua le cose non si sa mai come vanno, ma comunque spero a Lucca Comics 2023.